say. Well, I don't think you were it. Well, I don't anyway. Well, I don't think the story. Cause I can take it all what to say. Cause I retain it all. But I don't want to say. I just bring it in to bring it out. Grazie a tutti. This is the time, whatever time.
pretending. And please tell me how you feel when you see they disappear. You find yourself to talk. Restrained argument, the session never ends. You tell me how you feel. I was thinking. Nobody see us when you're fucking incomplete. Your words so deep, they never made us feel. We're fucking representing. No, no, I don't wanna die. Not to be the one I die. No, I don't wanna die. And that's how we go. Now,
very proud of my know-how. Thank you for curiosity. You're wasting my fucking time. You got the answer. I'm schizophrenic without the back. Got me paranoid. I've been fighting all the fun. And then I'm bending me now. Let's go with the cop around. It tells you your blast is mine. Burn down my son of me. Can't find all the distances. Swear now by the angry. Stay away from the face you made up. Create only two of us. In a world of all of us. Your life is to be your king. No way, bitch, my heart is enough. Tell me not to turn to part of life. Just feel about the streets with the night. I want to know some people that got our way on the comfort. Turn out the light, everything will be just right. And I am happy on the side. Burn up and son of me. You can't pull it on the distances. Swallow up the angry. If any man only two of us. In a world to fall apart. You asked me to be your king. You always my heart. Ciao, siamo Youngblood da Milano e zone limitrofe. Siamo attivi da fine 2012 e abbiamo all'attivo un EP prodotto alla fine del 2013. Attualmente stiamo registrando il nostro primo disco, totalmente homemade, grazie alla supervisione tecnica del nostro chitarrista Stefano, che come non tutti sanno ha studiato alla grande e oggi fa un caldo della Madonna. E suoniamo in giro spesso, almeno quando ci chiamano. Quello è sicuro. E ci mettiamo al 100% a suonare e speriamo di suonare ancora di più. Di solito quando suoniamo o vedete lui o vedete lui, perché si overlappano praticamente. Chi? Loro due. Ah, loro due. Sì, sì, sì. Dudu, Giamma, Mante, Isaac, Ste. Bravo. Vedi che è l'unico che ha studiato. Ma sicuramente è anche agli occhi di tutti quelli che sono un po' nel giro che negli ultimi anni, negli ultimi periodi, la scena hardcore veneziana è salita al top, anche perché c'è una grande condivisione fra gli stessi membri del Trivial Collective e le band stesse. Parlavo ieri sera con Giulio, che ha organizzato il Ballmania, e l'abbiamo suonato ieri sera, e mi diceva che ci sono concerti anche il mercoledì sera di band locali dove ci sono 300-350 persone, cose che qua a Milano non succedono e non so se succederanno. E fra le band, soprattutto gli Slender sono secondo me quelli che stanno tirando tanto, non solo per la scena prettamente veneziana, ma in generale per la scena italiana, ma meritano veramente tutto quello che hanno indietro di feedback e meriterebbero ancora di più, secondo me. Io ti dico gli ED da Bologna, perché che skatano, parlano di skate, quindi spaccano, solo per quello. Io, il Fessor Enemy, grande band da Caserta, hardcore beatdown, cantato in napoletano. Ascoltate. Sì, sì, Fessioreni. Pizza style. Ma io dico gli Antares. Perché ieri sera abbiamo suonato assieme e sono una bella mina. Poi ci sono gli Hardship da Bergamo, un gruppo giovane appena
appena formato, hanno appena buttato fuori quattro pezzi e secondo me sono un bel gruppo da seguire. Sicuramente per una band, diciamo, local come noi, una delle più grandi soddisfazioni è quella di poter aprire concerti a gruppi che ascoltavamo in cameretta fino a qualche anno fa, così, e avere anche comunque degli riscontri positivi dagli stessi. Cioè, è successo comunque con gli Evergreen Terrace, che abbiamo suonato l'estate scorsa, cioè si sono presi anche abbastanza bene per noi, e, cioè, non abbiamo grandi, come si dice, amicizie, ambizioni o robe, e quindi, cioè, comunque farsi piacere e ricevere dei feedback positivi da una band come loro è sicuramente importante. Motivo d'orgoglio per noi, anche se appunto non è che andiamo a grandi chissà che. E comunque anche in futuro, cioè, speriamo di continuare su questa linea, o comunque magari anche iniziare a girare di più fuori, fare qualche tour più grosso. Finora abbiamo fatto solamente qualche weekend lungo, quindi di sicuro fare qualche tour più grosso, organizzato meglio, sarà di sicuro. Dipende sempre dai ponte, però se mi danno il giorno per fare. Ci sono le ferie, no? Sì, dipende tutto dalle ferie. Come obiettivo direi anche finire il disco, forse. L'obiettivo primario è quello di finire il disco sì, sì. Assolutamente. Direi che la Nito imbarazzante. Stavo pensando ieri sera mentre tornavo a casa da Lodi dopo aver suonato, che praticamente io ho slidato con la mia schiena su un pavimento dove penso che c'era giù qualsiasi residuo organico, inorganico presente. E tra l'altro nudo sul suolo lombardo, nudo a piedi nudi. E fortunatamente non ho riportato grandi lesioni, a parte un graffio sulla schiena, non ho anche sanguinato troppo. E a parte questo simbolo massonico che ho sulla fronte, però quello è tutto autolesionismo. Però un altro elemento imbarazzante di gruppo è tipo quando abbiamo suonato, cioè la gente dice quando suoni non c'è un cane, invece noi una volta abbiamo suonato e c'era un cane. Un cane, nel senso che non c'era canide. Un cane, non c'era neanche tipo il fonico, c'era solo sala vuota e c'era un neanche cane. La band con cui doveva e neanche la band con cui doveva suonare, c'era solo il cane che passava, però c'era il cane, sporcava. Però aspetta, lui ha fatto tipo break dance in mezzo lì col cane. Anche il cane se n'è andato dopo. Anche il cane. Ha comprato la maglia. Sì, esatto.